Hotel Ergife. Allora, dottore Vincenzo Castelli, un'idea veramente rappresentativa per il futuro della nostra sanità. Parlare dell'importanza dell'innovazione, della tecnologia per rendere la nostra sanità ancora più efficace ed efficiente. Noi abbiamo in questo convegno voluto parlare questa volta di tecnologia, l'importanza di una visione integrata e tecnologica nell'ambito delle strutture ospedaliere, perché questa visione integrata permette nello stesso ospedale e nell'ambito degli ospedali della stessa azienda ospedaliera di collegare tutte le patologie. In poche parole, il paziente è al centro dell'attenzione del sistema sanitario e viene monitorizzato dal pronto soccorso a casa, cioè intendo dire il paziente giunge in pronto soccorso, ha un problema in un paese, va in un altro paese anche in vacanza e tutto è nel computer dell'azienda, perché si può controllare il paziente con questo sistema integrante nell'ambito delle varie ASL, dovunque esso sia, quindi non c'è bisogno della ricerca dello specialista, l'ansia di non trovarlo e sempre essere seguiti anche a casa. Il nostro congresso ha voluto sottolineare l'importanza della tecnologia nel mondo della sanità, partendo dal pronto soccorso alle tecniche operatorie alla riabilitazione. Questo è determinante per avere delle procedure che permettono un ottimo inquadramento del paziente, quindi il sistema sanitario sempre più vicino al paziente. E questo è molto bello, dottore, anche perché questi pazienti italiani sono grandicelli, ovvero siamo in un paese a crescita quasi zero e dunque l'innovazione del sistema digitalizzato nella sanità può servire anche a prevenire i mali, visto che comunque questo paziente invecchia sempre di più e rischia di arrivare troppo ammalato, quindi con dei costi enormi per la sanità. Esatto, la prevenzione è infatti determinante nell'ambito della sanità, perché permette di prevenire, di studiare e soprattutto di curare il paziente. Intendo dire, se una persona ha il mal di testa e noi facciamo una risonanza magnetica e abbiamo un problema, lo risolviamo immediatamente in sicurezza e non in momenti che il paziente è in vacanza, mettendo a rischio il paziente e il chirurgo in urgenza. Quindi la sanità del futuro è prevenzione ed è tecnologia, perché la tecnologia permette meno errori e permette di risparmiare, ma soprattutto di controllare il paziente dovunque esso sia. Dottore, lei però ha aperto questo congresso con delle immagini di impatto, no? Io ho sentito anche tra il pubblico, insomma, quelle immagini erano molto forti, ma rendevano bene l'idea, ce le spiega? L'importanza del chirurgo nella propria qualità assistenziale, dall'intervento alla dimissione. Il paziente deve essere curato in maniera estremamente specialistica, senza implicazioni e complicanze, perché il risparmio è basato sulla tecnologia e sulla qualità dell'operatore e soprattutto sul controllo del paziente, onde evitare implicazioni e complicanze. Bravissimo, e sempre all'inizio abbiamo anche parlato di come nel recupero il paziente che si vede in qualche modo meno provato, mi spiego, una ferita, una cicatrice, lascia un segno e un paziente ha meno voglia di guarire. Se invece lo operiamo con un tipo di chirurgia mini-invasiva, lui pensa di stare bene prima. Lei è d'accordo? Perché le dottoresse sono state bravissime a dirlo. Naturalmente è un congresso basato sul concetto di tecnologia in sanità e soprattutto mini-invasività, perché la mini-invasività permette non solo la diminuzione del dolore, la diminuzione del ricovero, la diminuzione della percentuale di infezioni e soprattutto il ritorno precoce a casa. E questo è molto bello. Chiudiamo dicendo come sono stati scelti questi splendidi relatori. Qual è stato il criterio? Sono stati scelti in rapporto all'eccellenza che loro esprimono nel nostro territorio e soprattutto che hanno fatto un comunicato alla popolazione che noi nel Lazio siamo medici di eccellenza e che con la tecnologia possiamo andare avanti. Questo è un bellissimo messaggio che arriva ai nostri videoascoltatori. Grazie. Buonasera.